Pinerello è un quartiere di Grosseto, realizzato negli anni 60 dall'architetto urbanista Luigi Piccinato. Grazie alla legge numero 167 venne realizzato un progetto unitario di costruzioni dedicate ad abitazioni alternate a verde che si sviluppa lungo via De Nicola e via Einaudi, da cui si ripartiva uno schema a pettine, valutato come migliore quartiere fuori le mura di Grosseto. Nel quartiere di Gorarella ci sono due tipologie di strutture, a catena, cioè un fabbricato di 12 alloggi, tutti identici tra di loro. L'edificio ha struttura portante con pilastri e travi. La struttura a torre, invece, è costruita in due edifici identici, elaborata sotto la supervisione dell'architetto Luigi Piccinato, redattore del piano di zona. Ci rechiamo nel nucleo storico della zona, rappresentato dall'antica fattoria di Gorarella, che dà il nome allo stesso quartiere, ovvero la fattoria Ricasoli. La fattoria Ricasoli rappresenta l'importante testimonianza della storia dell'agricoltura maremmana. Si trova nel quartiere di Gorarella, il cui nome deriva da Gora, il corso d'acqua che passava per il quartiere. Inizialmente questo processo di sviluppo puntava sulla creazione della figura dell'imprenditore agricolo e sull'impiego massiccio delle macchine agricole. Ma i contadini grassetani sabotarono le macchine per paura di essere sostituiti. Quindi l'agricoltura venne organizzata a mezzadria, ovvero ogni famiglia di contadini veniva dato un appezzamento di terra delle case coloniche. I contadini si occupavano della coltivazione e del raccolto, che veniva smustato per metà alla famiglia e per metà al proprietario comune. Dalla fattoria di Gorarella andiamo a quello che era il punto principale del quartiere, dove troviamo i servizi più importanti. Purtroppo, nel tempo, è stato lasciato in stato di semi-abbandono. Questo edificio è uno dei primi tentativi di costruzione di un centro commerciale. Ci troviamo nel centro commerciale di Gorarella. E fu realizzato negli anni 80 dall'ingegnere Ludovico con la ditta Egisti. Ha una forma rettangolare e l'ingresso ai lati. Come potete vedere, al centro era prevista una zona verde e anche una fontana che per oggi purtroppo non troviamo. È suddiviso in tre livelli. Al piano sotterraneo erano presenti dei magazzini. Al piano terra sono presenti delle attività commerciali, mentre al primo piano ci sono uffici ed altri servizi. Questo centro commerciale avrebbe delle grandi possibilità, però ormai è caduto in decadenza. Era nato per garantire ai residenti del quartiere un luogo dove poter usufruire di tanti servizi pubblici, ma anche un punto di ritrovo. Nel corso degli anni ha però perso la sua anima, il suo valore, a causa della chiusura di molte attività commerciali ed è stato in parte trascurato nella sua manutenzione e di conseguenza la successiva perdita di interesse e di frequentazione da parte degli abitanti del quartiere. Attraversando il centro commerciale troviamo la chiesa Maria Santissima Addolorata, circondata da un'ampia zona verde. La chiesa di Santa Maria Santissima Addolorata è stata fatta nel 69 e 71 dall'architetto Carlo Bonciante ed è un esempio decoroso di un'architettura contemporanea che utilizza pietra e cemento ed è di forma trapezoidale. Si sviluppa in orizzontale e l'unico elemento verticale è il campanile di cemento, che è posto sulla sinistra guardando la facciata ed all'interno ha un'unica aula. Gli arredi interni sono stati realizzati dal Bocianti, l'architetto che ha costruito l'edificio, dove si possono anche trovare delle opere d'arte di stile contemporaneo. Nel quartiere di Gorarella possiamo trovare un esempio di creatività legata ai giochi per bambini, ovvero il Parco del Boschetto. Ci troviamo al Boschetto degli Artisti, situato nell'area verde che si trova tra Viale Einaudi e Viale della Repubblica. Un progetto di arte contemporanea nato negli anni 90, da un'iniziativa di architetti e pedagogisti che miravano a realizzare dei parchi attrezzati per i bambini che avessero delle finalità di gioco ma anche educative e didattiche. Davanti al Boschetto degli Artisti è presente il parco principale della città, il Parco Giotto, molto apprezzato dagli abitanti e sede di iniziative pubbliche. Sono presenti anche attrattive di diversa tipologia, ad esempio la torre per l'arrampicata e il laghetto. Ci troviamo al Parco Sandro Pertini, noto come Parco Giotto. È una zona ampia verde, attrezzata con strumenti sportivi. È un luogo di ritrovo per tutte le età ed è nata circa negli anni 90. Fu inaugurato dal premio Nobel Dalai Lama e di fianco troviamo un frammento di muro di Berlino. Purtroppo è in stato di degrado e all'incuria.
Il quartiere rappresenta una testimonianza di buona architettura urbanistica, ha tante potenzialità perché è stato strutturato secondo tutti i bisogni delle persone, dal lavoro al tempo libero. Infatti troviamo tanto verde, però ultimamente manifesta sempre più segni di incuria.